Se avete le vostre Bibbie, vi chiedo di trovare il libro dei Giudici, capitolo 16. Il libro dei Giudici, il capitolo 16. Versetto 20. Qualche commento prima. Nella Bibbia ci viene rivelato che delle cose disastrose succedono quando la gente dorme o nel posto sbagliato o al momento sbagliato. Non so se ti viene in mente qualche esempio. Per esempio, Gesù aveva tanto bisogno nel giardino di Getsemane e ha chiesto ai suoi intimi amici di restare con lui, a vegliare con lui, ma si sono addormentati proprio nel momento della sua angoscia. L'apostolo Paolo predicava una volta e c'era un giovane seduto proprio sul davanzale della casa. E quando Paolo predicava, perché questi incontri andavano alla lunga, si è addormentato e caduto dal davanzale. Però sembra che dalla scrittura che Paolo l'abbia proprio ridato la vita, un miracolo, perché è morto questo giovane. Poi Sansone è una figura enigmatica nella scrittura, un giudice nel periodo della Bibbia quando varie volte viene detto ma non c'era un re in Israele e ognuno faceva come gli pareva meglio fare. E così il Signore ogni tanto suscitava questi giudici. Solo che Sansone aveva un debole per le donne e le donne filistee e è andato giù una volta, non è andato bene, il padre di questa ragazza aveva dato la ragazza ad un altro, continuava a giudicare e guidare Israele quando Sansone a un certo punto va giù ancora verso i filistei, non doveva mai andare in quella direzione. E si trova una sera addormentato sulle ginocchia di, come si dice, Dalila, e così, e addormentato sulle sue ginocchia, lui aveva rivelato a questa donna il segreto della sua forza e della sua potenza, perché era un capellone di quei tempi, aveva capelli lunghi, un nazarito, così non doveva mai radersi, è un uomo potente, un uomo appartato per guidare, per condurre la nazione, aveva una santità di vita e una potenza dinamica dello Spirito di Dio su di lui. È una figura della Chiesa, perché la Chiesa è appartata dallo Spirito Santo per Dio, per Gesù nella nostra generazione. La Chiesa è forte, non dimostra questa forza, ma la Chiesa è la forza più potente che ci sia, sia nell'ufficio di Antonio o dove tu lavori, di fronte ai filosofi, di fronte ai pagani di questo mondo. La Chiesa, tu hai una potenza incredibile e dinamica. Siamo appartati dallo Spirito di Dio per questo incarico nella vita. Solo che Sansone sulle ginocchia di questa prostituta ha detto: ma se qualcuno dovesse radere la mia testa e portare via le 7 trecce, io divento come un uomo normale, non sono più quello che Dio mi ha prescelto per fare, non avrò più quella forza. Solo che aveva mentito qualche volta quando i filistei sono entrati nella camera, lui aveva fatto questo gioco, aveva fatto finta di dire la verità e questa donna diceva: i filistei, Sansone, ti sono addosso, e lui si alzava e faceva fuori questi personaggi con facilità. Solo che questa volta lei insisteva, rodeva, insisteva, allora ha detto: ma se mi tagliano, se mi tolgono le 7 trecce, io sono senza forza. E questa donna disse ai capi dei filistei: venite, perché finalmente mi ha detto la verità. E all'insaputa sua, quando dormiva, è arrivato il barbiere filisteo e con le forbici così ha tagliato le 7 trecce.
E questo è versetto 20, a metà, di Giudici 16. Io ne uscirò come le altre volte e mi svincolerò. Ma non sapeva che l'Eterno s'era ritirato da lui. E i Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi e lo facevano scendere a Gaza e lo legarono con tene di rame. Così Sansone, in questo momento di disobbedienza, nel posto giusto, nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, perdendo, non rispettando il fatto che aveva avuto questa chiamata, nella disobbedienza, addormentato così, perse la sua forza, perse i suoi occhi, la sua visione, e perse la sua direzione, perché l'hanno legato alla macina. E la sua vita letteralmente era un giro, ma un piccolo giro, perché si servivano di lui per macinare al mulino. Non aveva tanta forza, non aveva occhi, l'hanno accecato e non aveva direzione. E voglio dire questa verità, che noi come Chiesa, la Chiesa in qualsiasi generazione, tu come individuo, se tu ascolti la ninna nanna, se il mondo in cui giacciamo, se la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita ti prendono e tu ti lasci addormentare sulle ginocchia della nostra generazione, io intendo dire, nel senso, invece di combattere nel tuo spirito, dobbiamo tutti vivere in questo mondo, dobbiamo tutti lavorare e mangiare, fare gli amici, portare avanti un matrimonio, crescere dei figli, questo è normale. Io intendo dire che quando lo spirito dell'epoca in cui noi viviamo, quello spirito che dice ricevi, ricevi, mai dare, mai dare, allora incassa così, nel senso prendi tutto, vivi per te stesso, se questo spirito ci domina, è come se lentamente, lentamente il barbiere filisteo del XX secolo arriva nella tua vita e fa tac, tac, tac. E tu ed io arriviamo ad un certo punto quando non abbiamo più forza e ci arrabbiamo perché dicono ma quella chiesa pretende che io faccia, oppure io loro vogliono, o ti chiedono da qualche parte di fare qualcosa, tu dici non me lo sento, non ho forza, oppure tu dici ma io non so come tirare avanti, non vedo niente da fare, non vedo perché io devo, non vedo, è giusto, perché non hai più una visione. E la tua vita dice, ma io questa vita cristiana mi sento limitato, rinchiuso. Che claustrofobia in questa chiesa, che claustrofobia nel regno di Dio. La mia vita è un piccolo giro, magari se avessi i vecchi amici, magari se avessi la vecchia vita. Io non capisco come mai qualcuno può parlare così, ma delle persone ne parlano così, perché non hanno un itinerario, non hanno una direzione. Sono senza forza, senza visione e senza direzione. Ed è una brutta situazione. E io voglio darvi stamattina 7 trecce che per me sono trecce indispensabili per qualsiasi chiesa, qualsiasi cristiano. Tenendo queste tracce, evitando che uno si addormenti sulle ginocchia di questa generazione malvagia, questo malvagio secolo, come dice San Paolo, 7 trecce che quando abbiamo queste trecce intatte, allora abbiamo sempre, ma sempre forza, visione e direzione nella nostra vita. La prima treccia che noi dobbiamo guardare e custodire è questa, la treccia d'una Bibbia attendibile e fidato. Tu dici, ma che strana treccia. Ogni generazione deve determinare se questo libro è la parola di Dio pienamente ispirata o se soltanto contiene la parola di Dio o diventa la parola di Dio quando ti parla, ma non lo è. Uno è un libro così umano, ma se ti ispira questo libro va bene, vai avanti, ma non è la parola di Dio.
Ci sono delle persone che dicono, ma non è la Bibbia che determina la nostra esperienza e il nostro comportamento, cosa dovremmo fare. Siamo noi a determinare cos'è la verità. Siamo noi a determinare come dobbiamo tirare avanti, cos'è la verità. È così. E diventa la nostra testa a constatare, quando leggiamo la parola di Dio, quale è ispirata e quale non ispirata. Si chiama un soggettivismo umano spietato, perché siamo noi a determinare la parola di Dio. Ci sono persone che dicono, ma i miracoli non sono, Gesù non ha fatto miracoli, sono scientificamente spiegabili. Quando lui si trovava di fronte a 5.000 persone, lui ha elogiato quel ragazzo, dicono, perché era disposto con un altruismo tale a tirar fuori dalla tua tasca, dallo zaino, i suoi panini per condividere 5 panini e 2 pesci con la moltitudine. Si sono vergognati tutti e tutti quanti hanno trovato dei panini, della Fanta, le loro bottiglie, e così hanno condiviso con tutti, e Gesù ha detto, avete visto? Avete visto? Basta l'esempio. Ma non era un miracolo, dicono. Altri dicono Gesù non è risorto dai morti, infatti nessuno è perduto e non ci sarà un giudizio finale. Non ci sarà un giudizio finale. Noi in Inghilterra, prima di lasciare l'Inghilterra, c'era un uomo inaugurato vescovo della una città del nord dell'Inghilterra, si chiama Durham, il vescovo di Durham. Questo uomo è sempre in TV. La TV britannica non chiama mai personaggi come John Stott o Billy Graham o dei grandi predicatori come Louis Palau a parlare. Pigliano un tipo così, perché lui, di fronte a milioni di persone, anche durante il telegiornale, dice, ma secondo me Gesù, la nascita virginale è una barzelletta. Gesù non è risorto fisicamente dalla tomba, un giudizio. Non ci sarà mai un giudizio finale. 4 anni fa hanno inaugurato questo uomo vescovo di York. Il giorno dopo, a cielo sereno, un fulmine ha colpito questa cattedrale di York, una delle più grandi della Gran Bretagna, e l'ha ridotto molto molto male, non l'ha distrutto ma l'ha ridotto molto male. E sono stati i pompieri, i poliziotti, i contadini e la gente del posto a dire, qui vediamo la mano di Dio che ha protestato contro questo uomo. Solo il clero, solo gli altri vescovi, e l'arcivescovo di Canterbury diceva, ma Dio è maturato, non si comporta come così è nell'Antico Testamento. Oh, non è l'opera di Dio, un caso, perché Dio non fa queste cose. Non fa queste cose, non fa queste cose. Allora, i pompieri sanno, i poliziotti sanno, gli assicuratori sanno, perché quando hanno visto questo, e quando hanno parlato con la BBC per vedere il tempo, il clima, le nuvole in quel giorno, a cielo sereno, era impossibile che venisse un fulmine in quel momento. Ma noi dobbiamo tenere una Bibbia pienamente ispirata. Prima di lasciare questo punto, dico solo questo. Fra poco, fra qualche settimana, io sarò a Mantova a predicare al loro culto. Io non ho visto la sala, dicono che è una sala grande così. La chiesa di Mantova, la chiesa di Reggio, molte chiese nel Milanese, molte chiese a Torino. In Italia ci devono essere negli ultimi 20 anni 200 nuove chiese, ma sono i credenti che accettano la Bibbia pienamente ispirata come parola di Dio, che scendono sulle piazze a portare un messaggio di guarigione, di salvezza, di gioia in Cristo. Di solito coloro che si lasciano chiamare i cosiddetti liberali non scendono sulle piazze a predicare, non in gran linea, non montano, diciamo, non piazzano nuove chiese, non piantano nuove chiese, perché non è nella loro teologia grande. Sono quelli che
amano e vedono in questo libro un libro pienamente ispirato, che scendono sulle piazze per dire Gesù vive. Poi un'altra traccia che non dobbiamo perdere, ci sono, vado un po' alla svelta, c'è la traccia di una forte e personale comunione con Dio. Le sette non dicono mai che questa organizzazione è forte quanto il tuo tempo col Signore. Ma in una chiesa così, io direi sempre, anche Elro e Gianni, noi anziani diremmo, questa comunità è forte e il suo futuro dipende dal tuo rapporto personale con Dio. Noi abbiamo sentito ieri sera il fratello che ha portato il concerto, diceva anche un quarto d'ora ogni giorno aiuta molto, perché stiamo accumulando una potenza. È una vita appartata che potrebbe esplodere in potenza per il Signore. Al diavolo non vuole che noi abbiamo un tempo appartato, un tempo tranquillo, personale con il Signore per coltivare un rapporto. Ma se vieni meno, la nostra forza diminuisce. Ascoltate le parole di un certo scrittore americano, si chiama Tozer, dice questo. E lui era un pastore di varie chiese. Per molti credenti Dio non è così vicino, è soprattutto un ideale, qualcuno che esiste dedotto dall'evidenza considerata adeguata. È soltanto una, diciamo, un'idea, una risposta, o indagato, è un ideale, mentre per noi dovremmo godere un rapporto col Signore, perché quando c'è un rapporto di amore, c'è crescita, c'è maturità, c'è qualcosa che esplode in gioia. Domani io vedrò Ginny, mi verrà a prendere quando arriva la corriera, per 2 ore lì in città io non voglio vedere nei figli, nei parenti, nei amici, e voglio godere la sua compagnia per un paio di ore. La forza del mio matrimonio, io ho capito questo, dipende dal rapporto che noi due abbiamo di comunicare, di sentire, di camminare insieme. E se viene meno quel riporto, quel dialogo, il nostro matrimonio è un po' in crisi, è un po' in difficoltà. Dicevo un musicista austriaco una volta, diceva, se non mi esercito per una settimana e faccio un concerto, io mi accorgo che c'è qualcosa che non va. Se non mi esercito per un mesetto, i miei amici arrivano e dicono, ma allora stai poco bene? Non ti senti bene? Allora sei un po' giù di corda, cos'è? E lui disse, se non mi esercito per 3 o 4 mesi e faccio dei concerti, il pubblico si rende conto. Se vieni meno il tuo tempo col Signore, allora dopo per un mese, per 4-5 mesi, te ne accorgi te. Passi il tempo e questi di questa chiesa ti diranno, ma cos'hai? Hai un muso, non sei contento, cosa ti prende? E passo più tempo, i tuoi parenti non convertiti, i tuoi colleghi d'ufficio diranno, ah, hai visto? Hai visto? Sei come noi, allora quella chiesa non ti ha soddisfatto tanto. Per dire, se questo rapporto non va mantenuto col Signore di giorno in giorno, tempo di qualità, non 5 minuti, ma tempo di qualità, ogni tanto una passeggiata con Lui, per nessun altro motivo, che c'è e che ti ama. Un rapporto che va coltivato. Gesù passava molto tempo da solo col Padre, e con 20 anni di esperienza alle spalle l'Apostolo Paolo dicevo che io possa conoscere Cristo, che io possa camminare con Lui. E se quella treccia viene tolta dalla nostra vita, è come se Sansone perdesse una treccia dalla sua testa, contribuiva verso la sua fine, la mancanza di forza, visione e direzione. Io non chiedo per un'alzata di mano, ma avete pregato questa settimana per più di 10 minuti?
Hai letto almeno un capitolo della Bibbia questa settimana? O stamattina è la prima volta che senti la parola di Dio letta? Se tu vieni al culto, è la prima volta che preghi in una settimana o senti la Bibbia leggere, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Attenzione, il barbiere filisteo del XX secolo vuole togliere questa freccia. Poi c'è la freccia, terza freccia, di un buon equilibrio in tutte le cose. Diceva Pietro l'Apostolo, i falsi profeti adescono le anime instabili. A Satana piace molto spingere la Chiesa, le Chiese, i credenti agli estremi. C'è una parte che va verso il legalismo, come abbiamo visto quando abbiamo meditato il libro di Giuda per 2 settimane, c'è una parte della Chiesa che va all'altro estremo, dove tutto è lecito. Siamo nella grazia, possiamo far tutto, possiamo accettare tutto, e tanto Dio ci perdona, è il suo mestiere, ci ama, non può fare a meno, non ci giudica, non ci castiga, non c'è niente del genere. Dovrei dire anche che noi come cristiani siamo composti di corpo, anima e spirito, e noi dobbiamo pensare al corpo, anima e spirito in una misura equilibrata. Negli anni 70 noi avevamo dei giovani di OM in casa, e quando ci ha lasciato una ragazza olandese, noi eravamo nella Germania, siamo tornati dopo qualche giorno, c'era questa lettera da questa ragazza. E noi pensavamo che questa ragazza volesse ringraziarci per 2 anni che è stata in casa nostra. Invece no. Questa lettera diceva, famiglia Miller, voi siete una famiglia un po' brutta. Tu, Goffredo, per te la vita è tutto lavoro, tutto lavoro, tutto lavoro. E Ginny è indaffarata con 2 bambini. Non uscite mai a fare una partitina di tennis, non andate mai a sentire un'orchestra. E questo mi ha colpito molto, perché io sono molto sportivo. La mia tristezza grande è il primo giorno quando i miei figli mi battevano a squash con le racchette. Io giocavo a calcio, rugby, d'estate cricket, ed è vero, questa ragazza mi aveva visto talmente coinvolto nel lavoro che dimenticavo le mie scarpe da ginnastica, che potevo giocare, potevo andare ancora in palestra. E così io e Ginny abbiamo cercato di riempire la nostra mente con musica, musica classica. Io ho incominciato a correre, a far sport, per dare ai miei figli una vita equilibrata. Abbiamo cercato di rimediare la nostra vita spirituale, perché corpo, anima e spirito, la nostra personalità fosse una cosa equilibrata. Ci sono delle persone che sono tutto per lo spirito, niente di meno, ma il corpo non si esercita, non si allenano. Oppure è tutto per la mente, allora studiano filosofia, sentono musica, e quando abbiamo tempo, ci vedrete in comunità quando abbiamo tempo. Un'altra famiglia dirà, per me è tutta la famiglia è bellissima, tutta famiglia, mai chiesa. Un'altra famiglia sarà tutta chiesa, e mai la famiglia. Noi dobbiamo cercare, con l'aiuto di Dio, di avere tutto in equilibrio, e di non evitare che teologicamente o in altro senso Satana ci spinga agli estremi, perché la bellezza è sempre nella forma equilibrata. Se io prendo il naso di Pinocchio e metto il naso di Pinocchio sulla faccia di Marilyn Monroe, diventa subito una caricatura di quello che potrebbe essere quella donna, perché quella donna non è più, non ha una faccia più equilibrata nella misura giusta. La quarta treccia che non dobbiamo perdere è la treccia di una forte visione evangelistica. Gesù diceva alla Chiesa, andate, evangelizzate e fate discepoli di ogni nazione. Non so se avete sentito parlare di questa frase, evangelizzate o se no vi fossilizzerete. Evangelizzate o fossilizzate. E molte chiese hanno questa idea che i nostri figli che ci seguono possono portare avanti la fiaccola, solo che molti dei nostri figli in questa generazione non vogliono seguire
il Signore. Forse non vedono questo equilibrio di vita di cui parlavo, questo rapporto intimo, o la Bibbia per noi sia quel libro dinamico, e così viene meno il loro zelo. Paolo, l'Apostolo Paolo, diceva: guai a me se non predico l'Evangelo. Io e Carlo l'altro giorno facevamo uno studio insieme, abbiamo visto che il Vangelo nel Nuovo Testamento è un Vangelo di verità, di pace, di speranza, di vita e di immortalità. Che Vangelo! E guai, disse Paolo, se non predico questo messaggio alla mia generazione così bisognosa. L'Apostolo Paolo parlava della pienezza dei gentili che doveva venire quando tutte le nazioni gentili del mondo avrebbero sentito, e quel numero che Dio sa che quelle persone sarebbero venute alla conoscenza del Vangelo. Se ci viene meno uno zelo evangelistico, diventiamo un ghetto dove maggiormente dobbiamo mantenere il ritmo di quello che succede qua. Noi dobbiamo essere una cellula riproduttrice. Così, fra 2 anni, una chiesa così, dovremmo avere già la visione di piantare un'altra chiesa, e dopo alcuni anni quella chiesa, di piantare un'altra chiesa. Così il mondo si evangelizza in questo modo. Questo vuol dire che i doni spirituali di ogni persona qui stamattina, tu devi scoprire il tuo dono, e scoprire ed usare il tuo dono diventa molto molto importante. Ma la visione evangelistica non deve mai venire meno. Quinta treccia: la treccia di una forte comprensione del regno di Dio e la sua sovranità. Intendo dire che dobbiamo vederci come cristiani individuali e come chiesa nel contesto grande del regno di Dio, il tema maggiore della parola di Dio, il regno di Dio, che sin dall'eternità Dio c'è, è sovrano, è completamente in controllo, onnisciente, onnipotente. E nella persona di Gesù aveva fatto breccia, perché dove c'era Gesù c'era potenza. Aveva potenza sul diavolo, sulle malattie, su tutti i demoni, e portava il messaggio dell'autorità di Dio. In Gesù Dio aveva fatto breccia. Il messaggio del regno di Dio vuol dire tu e noi come Chiesa ci vediamo in un contesto storico non così limitato. Siamo in Italia in questo preciso momento, ma siamo nel XX secolo. Sì, in Italia, ma nel XX secolo, nella pienezza della totalità di quello che Dio sta facendo nell'universo e ci sta portando avanti verso il rapimento della Chiesa, e in quel tempo quando Lui, Gesù, si stabilisce sulla terra di nuovo, quando i libri verranno aperti e quando ci saranno nuovi cieli e la nuova terra. Così, invece di avere una visione limitata, piccola, siamo una parte di quello che Dio fa in una generazione, siamo una parte di quello che Dio sta facendo in tutto un contesto storico. E se perdiamo di vista questo, il regno di Dio diventa per noi la mia personale realizzazione come persona, il mio lavoro. E a tempo perso vado in una chiesa. È una treccia. Quando Satana fa così, con le forbici così, toglie questa treccia, tutto il nostro mondo si concentra intorno a me. Ma con questa treccia sulla nostra testa intatta, noi ci vediamo in un contesto universale e storico molto grande. Ecco perché Gesù disse: cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Poi la sesta treccia è questa del timore di Dio in generale. Io non posso additare per te una linea che dice se passi questa linea scendi in una posizione dove tu hai perso il timore di Dio, ma mi considero abbastanza, come posso dire,
abile spiritualmente parlando, di poter constatare quando io scivoli verso quella linea e quando succeda nella vita di un'altra persona. Perché uno può cominciare a nominare, prendere in vano il nome di Dio. Non interessa più il fatto che Gesù diceva: io edificherò la mia chiesa. Non c'entra più. Uno può cominciare a mentire sul posto di lavoro, avere quei criteri assoluti non contano più. Uno si considera più furbino, che può ha capito quello che se i miei fratelli hanno. A camminare come se il Signore non fosse l'onnipotente, l'omnipresente, l'onnisciente, come se non ci fosse la disciplina di un padre, e come se non ci fosse nella parola di Dio il tribunale di Cristo. Se io, se tu, se noi perdiamo il timore di Dio non è la paura di Lui, ma quella santa riverenza che capisce quello che potrebbe fare se volesse farlo. Se volesse. Quello che è successo ai due figli di Aronne, quello che è successo ad Anania e Safira. Dio è tre volte santo, ma non è sciocco. E se perdiamo il timore di Dio, tutto è possibile per un periodo di tempo. Per un periodo di tempo. Verrà un giorno quando noi credenti dobbiamo comparire di fronte al tribunale di Cristo per rispondere a come ci siamo condotti. L'ultima treccia è la treccia di una vera coinonia. La parola greca vuol dire comunione fraterna, una vera coinonia. A me piace l'esempio di un fratello che soffriva una volta perché vedeva che i pentecostali erano di là, i fratelli di là, i battisti di là, i metodisti di là, i presbiteriani, gli anglicani. E lui diceva: Signore, la tua chiesa, quando è che ci troveremo veramente? E lui passeggiava lungo la spiaggia e ha visto delle pozzanghere. E lui in questo libro disse in modo sciocco, cominciò a fare un dialogo con i pesci che nuotavano in queste piccole pesce nelle pozzanghere, dicendo: ma voi chi siete? Cosa fate? Noi stiamo nuotando nell'oceano Atlantico, noi siamo nell'Atlantico. Oh, passa un'altra pozzanghera, allora un altro dice: sì, noi stiamo nuotando nell'Atlantico. E così ognuno diceva così. E il suo commento fosse questo: benvenga la marea, benvenga la marea, quando saranno tutti veramente nell'Atlantico. Al diavolo piace tenerci, diciamo, con le distanze tra di noi. A me importa molto la teologia della sovranità di Dio, del regno di Dio, della deità di Cristo, la redenzione, l'adozione, la nuova nascita, tutte le dottrine della grazia e della scatologia, il ritorno del Signore. Ma quando vedo chiese che hanno queste dottrine in comune, rimane una sola cosa, e questa cosa è di capire che la vera comunione è sulla base adesso della vita dello Spirito, la vita di Cristo in noi. Quando abbiamo la vita, abbiamo già la possibilità di una vera comunione. Se perdiamo di vista che dobbiamo trovarci, volerci bene come cristiani in una generazione, io penso che sia una treccia tagliata che può solo darci meno forza, meno visione e meno direzione. Per concludere, termino dicendo questo: se perdiamo noi le sette trecce, queste sette trecce, ve le do ancora, la treccia di una Bibbia attendibile e fidato, la treccia di una forte e personale comunione con Dio, terza, la treccia di un buon equilibrio in tutte le cose, quarta treccia, quella di una forte visione evangelistica, quinta, di una forte comprensione del regno di Dio e la sovranità di Dio, sesta, la treccia del timore di Dio in generale, e l'ultima, la treccia di una vera
comunione, una vera coinonia, comunione fraterna. Se perdiamo il desiderio di avere questo, siamo a questo punto addormentati sulle ginocchia della nostra generazione. Un giorno ci sveglieremo e diremo con Sansone: io ne uscirò come le altre volte, andrò in comunità, andrò ad evangelizzare, mi svincolerò. O sento questa donna gridare: Sansone, i Filistei ti sono addosso, mi svincolerò. Ma non sapeva che l'Eterno s'era ritirato da lui. Parole gravissime se ti riguardano, se mi riguardano, di non sapere che in questo senso di potenza, di visione e direzione, l'Eterno s'era ritirato da lui. Ed i Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi. Mai più visione. C'era la macina. E può darsi che abbiamo qualcuno in questa situazione, ma se è così, ho buone notizie per te. Perché dice qui, Giudici 16, 22, questo è per il tuo sollievo, è per la tua gioia. Intanto la capigliatura che gli avevano tosata cominciava a ricrescergli. E in quella forza Sansone, stranamente, stupidamente, dopo avergli tosato, si sono dimenticati che quando i capelli crescevano ancora, ritornava la sua forza. E ha ucciso più persone, come aveva chiesto al ragazzino di indicare dove erano questi pilastri, e lui nel tempio dei Filistei ha spinto questi pilastri e ha ucciso 3.000 persone che erano sul terrazzo di sopra. Ma la nostra capigliatura, i nostri capelli, le nostre trecce possono crescere. Se ti posso supplicare, leggi la Bibbia, trova quel tempo tra te e il Signore, cerca un buon equilibrio, cerca una visione evangelistica, cerca di coltivare queste trecce, di tenerle, fai crescere queste cose nella tua vita. E così quando i Filistei vengono, tu sarai forte. Non ti diranno allora: ma tu non sai cosa fare. Tu dirai: sì, io so quello che dovrei fare in famiglia, nella chiesa, nella società. Ho scoperto i miei doni, so da dove vengo e so dove devo andare. Ho una direzione. Per ogni credente avere forza, visione e direzione è una qualità, è qualcosa di stupendo. Perdendo queste cose vuol dire che siamo messi un po' male, anche la Chiesa ne soffre. Che il Signore permetta che ognuno di noi abbiamo 7 trecce sulla nostra testa, intatte, in posizione, non solo per noi, ma per la nostra città e per la nostra generazione. Vogliamo pregare. Un momento di riflessione. Forse a te mancano solo 2 o 3 trecce. Forse per qualcuno uno in particolare. Determina di fronte al Signore di far crescere quella treccia ancora. Signore, io prego per i miei fratelli, le mie sorelle e per me stesso, che avremo tutti forza, visione e direzione nella nostra vita, che questa Chiesa, la nostra Chiesa, possa crescere in potenza e visione e direzione. E Signore, per quei fratelli che patiscono le difficoltà, che si stanno addormentando un po' sulle ginocchia della nostra generazione, Signore, preghiamo, io prego per loro, che si potranno svegliare in tempo, prima che il barbiere filisteo del XX secolo venga a portare via le trecce che rimangono. Padre, proibisci, evita che succeda a noi.